Hola sul family and welcome back to my channel. Ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e sì, direi super natalosissimo video. Ebbene sì, perché finalmente dopo tanto lavoro, dopo tanti giorni, sono riuscito ad allestire completamente la mia PlayStation a tema Natale. Mi sono veramente impegnato tantissimo, quest'anno ho dato il meglio di me stesso, ci sono lucine dappertutto che si può praticamente illuminare un campo da calcio, e quindi prima di cominciare mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swirl Family, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, grandi e piccini che siete, perché veramente il mio canale è aperto a tutti. E la parola magica di oggi da lasciare giù nei commenti è Casa dei Folletti. Quindi commentate, spolliciate, iscrivetevi. E ovviamente vi aspetto anche su tutti i miei social network, quindi Instagram e la mia pagina TikTok. E detto questo, room tour, benvenuti nella mia magica postazione. Ok raga, sono super mega iper pronto per questo room tour. Oddio, ci sono là io col mio faccione. E come vedete questo qua è il primo mobiletto che ho voluto tematizzare, e in gran parte è stato tematizzato Harry Potter. Questa qua è tutta la scena che si trova nel calendario dell'avvento Lego by Harry Potter. Poi su questo cubotto di Ikea ho voluto posizionare, vabbè, qua c'è il mio classico specchio super mega iper pieno di ditate. Ci sono tre pinetti di Ikea, la lanterna, penso di una fiorista che c'è qua nel mio paese, con all'interno questa fiammellina ovviamente che va a batterie, poi questo pupazzino, questo orsetto che fa vari colori, adesso non so se voi lo vedete, però perché c'ho la luce accesa, però comunque si colora di vari colori con LED, e questo qua è un pan di zenzero con una ghirlandina sotto per fare un po' di scenografia che ho comprato da Primark. E per rendere il tutto super magic, dentro quella boccia lì di plastica ho voluto posizionare delle lucine LED azzurre che fanno praticamente questi effetti luce. E quella lì è una cosa di Tiger che non sapevo neanche più di avercela. Ovviamente la scenografia di Harry Potter è illuminata da un LED che ho trovato nelle buste surprise di Tiger. Poi ci spostiamo alla finestra, e questa volta ho dato il meglio di me, e ai vetri ho voluto mettere i babbi natali e gli alberelli di Natale di Tiger. Passiamo immediatamente al punto forte del mio, diciamo, room tour, della mia PlayStation. Raga, c'ho un caminetto, che oltretutto c'è sotto la fiammella che ho messo io con quel LED lì. Un caminetto che praticamente è, diciamo, un disegno da parete che trovate sempre da Tiger. E poi vicino a questo caminetto ho voluto mettere tutti questi pacchi che fanno un po' sembrare dei pacchi regalo, con un pupazzo di neve gonfiabile, un candy cane gonfiabile, e siccome lì dietro mi sembrava un po' troppo, diciamo, vuota la situation, ho messo questa ghirlandina che avevo trovato tra l'altro dai cinesi con tutti i babbi natali e le foglioline. Poi questi sono i pupazzi, le mie LOL, li ho sistemati un po' dappertutto. Questi qua sono dei pupazzi di neve che si trovano da Tiger e si compongono tipo ghirlanda, quel pompon lì sotto, bellissimi. E infine qua la bottiglia di Chiara Ferragni, esatto, tutta ovviamente babbo natalosa. Raga, mi piace un sacco questa PlayStation. E poi sopra, per fare proprio Natale, 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 ho messo questa ghirlanda luminosa. Guardate, c'è dentro le lucine. Qui, le lucine che ho voluto abbellire con questi tag, si chiamano tag, esatto, di Tiger, che sono di compensato, quindi sono simil legno, con l'orsetto, la rennina, l'albero di Natale e infine il babbo Natale. Sono bellissimi perché sono double face, quindi sono sia da una parte che dall'altra. Poi tutto il soffitto è, diciamo, allestito, come vedete, con queste stupenderrime palline di Natale di Tiger, esatto, guardate, eccole lì, di Tiger, con tutte queste palline appese che sperluccicano giù dal mio soffitto di legno, ovviamente che fa un sacco inverno e così.
Poi passiamo ovviamente alla PlayStation che vedete più spesso nei miei video, perché ovviamente questa qua si vede sempre, e anche lei l'ho resa super natalizia con, guardate, un candy cane piccolino e un candy cane gigante, sempre di Tiger, che se lo ritrovo lo voglio comprare perché lo metto sotto il mio portico. E adesso andiamo a vedere ovviamente cosa c'è su queste scansie. Primo ripiano, ecco, c'è un alberello di Natale, anche lì, alberi dappertutto ci sono. Poi pupazzo di neve che avevo ricevuto con una collaborazione con New Chic. C'è la mia Pupsi Unicorn che, ragazzi, sono riuscito a mettere su il cappello da Babbo Natale con la renna. Poi tipo queste mele, non sapevo dove metterle, le ho messe un po' dappertutto. E me le avevano date in omaggio i cinesi circa 2 settimane fa, perché sì, secondo me non sapevano come vendere, allora le andate. Poi ovviamente, come vedete, si va a riprendere il tema di Babbi Natale. Secondo, ah, questa qua è una scritta con una freccia con scritto Xmas che avevo trovato in un kit di Tiger. Poi qua sempre stesso Babbo Natale, la casetta di Tiger che si illumina, un pupazzo di neve della dottoressa Peluche che mi aveva mandato Sbabam, che va benissimo per Natale ovviamente, palline rosse super sbrilluccicose, un Babbo Natale che avevo comprato dai cinesi tipo 90 centesimi perché stavano svendendo tutto, altra melina tristissima, vabbè. Ovviamente non potevano mancare le palline delle LOL Surprise, quelle che dentro avevano le monetine, altra pallina, questo Babbo Natale di Tiger che avevo trovato in una busta Surprise con tutta la lanugine, guardate, altre palline delle LOL, qua sotto altre cosine così, un'altra pallina della LOL, e poi qua è la casetta LOL Surprise che dovrò ancora allestire per Natale. Poi qua ci sono delle lucine, perché non potevo ovviamente non mettere lucine. Lucine che ho comprato da Primark tantissimi anni fa, ancora quando avevo aperto il mio primo canale, oltretutto, con tutti questi alberelli di Natale che si illuminano. Poi, qua la PlayStation che forse non ho tematizzato più di tanto, che però no, dai, con tutti questi alberelli che escono da ogni buco. E poi qua dove ci sono questi quadretti sberluccicosi con la mia malefica, ho messo questa fila di luci che corre tutto intorno, super comunque natalizia. Poi qua dove ci sono le mie dive indemoniate che avevo utilizzato per Halloween, ho messo questa scritta rossa con su scritto Merry Christmas, e questo qua sarebbe un ornamento da, diciamo, tavolo per quando fate le cene, eccetera eccetera eccetera. Nella mia casa glitter LOL Surprise fake deve ancora arrivare tutto il tema Natale, devo ancora allestirla. Però ho già cominciato a mettere qualcosina. E poi su questo mobiletto tristissimo, che purtroppo devo tenere qua perché non so più dove mettere roba, ho appiccicato tutti questi sticker. Poi qua sul cassettone, cioè diciamo su questo mobile di Ikea sempre, guardate che carino, sono riuscito un po' a allestirlo in maniera un po' elegance pucciosa. Cioè vabbè, questo poster delle LOL che avevo prima di mettere tipo il mio caminetto, avevo là in fondo, sempre tematizzato con l'alberello. Poi la ghirlanda che vi ho fatto vedere prima, siccome ne ho 2 o 3, l'ho messa qui. E qui sopra regna il casino più totale, no scherzo. Allora, qua c'è una stella luminosa che avevo preso da Lidl un sacco di anni fa. Poi la mia agenda Babbo Natalosa, un filo tutto dorato che percorre tutto, le mie 2 LOL Surprise dedicate ovviamente a Natale, e qua vedete un albero fucsia vuoto. Cosa succederà mai? Ebbene sì, perché prossimamente faremo anche l'albero dei me contro te. Sto preparando tutti gli addobbi e lo addobberemo insieme. Fatemi sapere se volete vedere questo video, io comunque ve lo porto assolutamente. E poi questi 3 quadretti sempre di Tiger che ho voluto comunque personalizzare un po' Babbo Natalosi, un po' alberosi, insomma raga, così un po' un purpurri. E all'interno di questo cofanetto c'è una candela che fa un po' di atmosfera. Questo qua è il mobiletto dei travestimenti, lì c'è la mia zuccotta ovotto di Halloween, vabbè, però mi serve come manichino, dove qua ci metto tutti gli occhiali, i cappelli, tutte le varie cose che mi serviranno per fare TikTok, per fare foto, video, eccetera, eccetera, eccetera. Cappello super sbrilluccicoso, bellissimo, i miei occhiali da renna e i miei occhiali da Babbo Natale.
E questo qua era tutto il ben di Dio che troviamo intorno. Ovviamente non manca anche la mia PlayStation, cioè il mio tavolone. Non fate a caso lo sporco che c'è in terra, ma ci faccio di tutto qui sopra. Cioè, lavoretti, decoupage, di tutto e di più. Allora, partiamo da qua. Qua ci sono tutti i miei pennarelloni super colorati. Poi questo qua è un porta matite dove ho messo tutte le mie matitine a tema ovviamente Natale. Sono tutte di Tiger queste. E poi così mi piaceva questa pallina. Così il pacchettino regalo che tempera matite. Cavallino che mi viene in mente il Natale giocherelloso, vabbè, la mia cover. E poi qua ci tengo, oltre alle cianfrusaglie, qua c'è il biglietto da visita di Barbara D'Alessandro che mi aveva mandato in un pacchetto, che saluto un sacco se sta guardando questo video. E qua ci sono tutti i miei adesivi, perché ovviamente quando arriva Natale, se devo fare dei biglietti, personalizzare pacchettini eccetera eccetera eccetera, io ho qua tutto il mio kit di adesivi, sempre di Tiger ovviamente, dove personalizzo, dove incollo, scollo, faccio, rifaccio, disfo e ridisfo. E insomma raga, questa qua era tutta la mia PlayStation natalosa. E rieccoci qua Sweet Family dopo questo fantastico room tour della mia magica PlayStation a tema Natale. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Sweet Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre ricordatevi di lasciare giù nei commenti comunque le vostre impressioni, ma soprattutto andatevi a cercare la parola magic che vi ho lasciato per questo video. Vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio nataloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video.